a tutti, sono Giulia Castelletti, psicologa. Negli ultimi anni mi sono occupata di prosodia del linguaggio nell'adulto durante il percorso del dottorato di ricerca e ne abbiamo parlato nel primo incontro di questo ciclo di webinar. Quest'oggi invece parleremo di prosodia nell'infant direct speech, quindi la premessa su cui si fonda questa presentazione è la natura sociale del linguaggio, proprio perché l'ambiente in cui il bambino nasce e cresce, risulta fondamentale per consentirgli di imparare che il linguaggio, rappresenta uno strumento per entrare in comunicazione e in relazione. Quindi risulta di estrema importanza analizzare la figura di un partner comunicativo che garantisca appunto un'occasione di scambio e che garantisca al bambino anche un modello linguistico da codificare. Quindi l'Infant Directed Speech o IDS viene descritto in letteratura come uno speciale registro linguistico che comunemente viene adottato dagli adulti quando si relazionano con i bambini, quindi si attiva in maniera del tutto spontanea e di come i bambini preferiscano questo tipo di discorso rispetto a quello generalmente rivolto agli adulti. Nell'Infant Direct Speech vediamo una partecipazione sempre più attiva del bambino nel corso del suo sviluppo e quindi nel corso della fase evolutiva. E a questo punto una breve riflessione va al confronto fra i due registri linguistici. Quando ci rivolgiamo ai bambini, abbiamo un linguaggio semplificato con delle caratteristiche lessicali e sintattiche, un utilizzo di frasi semplici e ad esempio un maggior utilizzo di diminutivi. Ad esempio si può utilizzare macchinina per dire macchina, oppure l'utilizzo anche maggiore di onomatopee, quindi brum brum per appunto dire macchina, e una produzione più lenta. E la cosa più interessante per noi in questo percorso che stiamo facendo assieme è che nell'infant directed speech vi è una maggiore enfatizzazione prosodica, mentre al contrario nell'adult direct speech vi è un utilizzo di un linguaggio più complesso, più articolato e frasi più lunghe e una prosodia meno enfatizzata. Per alcuni di voi sorgerà naturale chiedersi che cos'è la prosodia. Ecco, molto sinteticamente, la prosodia riguarda gli aspetti più musicali del linguaggio, come il ritmo, l'accento, l'intonazione. Se interessati, vi invito ad ascoltare il primo, webinar. Ora faremo invece un ascolto attraverso un video che ci permetterà di poter osservare una relazione madre-bambino attraverso l'utilizzo di questo specifico registro linguistico. Hello. I've never seen that face before. Hi. Are you emotional? You're gonna make me cry. Hi. Let me see your little chin. Hi. Yeah, are you gonna be emotional like your mama? Yeah. Ecco, l'infant directed speech appunto si caratterizza per questa prosodia enfatizzata e abbiamo notato anche attraverso questo bellissimo video come i bambini, questa bambina preferisca, no, con, questo registro linguistico e come prestava anche particolare attenzione, proprio grazie a questo tono di voce più alto attraverso questo parametro acustico che è appunto la frequenza fondamentale, una maggior modulazione del linguaggio, quindi attraverso un'escursione tonale più ampia e delle pause più lunghe e anche una durata delle frasi più brevi.
E un aspetto distintivo della prosodia è proprio l'intonazione melodica degli enunciati, che sembra essere un aspetto universale del linguaggio umano, perché infatti si riscontra nelle diverse lingue durante l'interazione madre-bambino. Quindi non esistono delle lingue senza una melodia, senza un'intonazione melodica, e appunto che è stata riscontrata in diverse lingue, sia tonali che non tonali. Quindi ad esempio nella lingua inglese, nel tedesco, ma anche nella lingua thai o in giapponese. Quindi in generale l'enfatizzazione prosodica che contraddistingue questo specifico registro linguistico sembra ricoprire un ruolo significativo nell'interazione madre-bambino. E una breve riflessione va anche alla percezione della prosodia nei bambini. E sempre in questo video abbiamo visto un neonato, e quindi ecco, quello che osserviamo è che già a partire dai primissimi giorni di vita i bambini sono sensibili alla prosodia. Infatti già in fase prenatale in realtà sono capaci di percepire alcuni aspetti prosodici, e abbiamo notato anche come il bambino preferisca la voce materna, e appunto che si basa sugli indizi di tipo prosodico rispetto alla voce di altri adulti. Quindi i bambini sono in grado, già appena nati, di distinguere la prosodia della propria madre rispetto a quella di un altro adulto, e in generale ecco come questo possa anche plasmare lo sviluppo cerebrale in fasi anche molto precoci del bambino. Cosa ci dice la letteratura rispetto alla funzione della prosodia, quindi a che cosa servono le modificazioni prosodiche di questo specifico registro linguistico? E, beh, ci sono tre ipotesi nella letteratura scientifica che vanno essenzialmente su tre aspetti chiave. Innanzitutto, la prosodia della voce materna serve ad attirare l'attenzione del bambino verso la mamma, quindi verso l'interazione. E la seconda ipotesi, invece, vede come la prosodia della voce materna serva per veicolare stati affettivi ed emotivi, quindi è utile per una comunicazione emotiva, quindi per questo ecco, è interessante fare una riflessione rispetto al fatto che vi sono delle variazioni nella voce molto simili nell'adulto quando vogliamo esprimere appunto con la voce delle emozioni positive. Quindi questo ci ricorda proprio come la voce, e attraverso la prosodia, serva per veicolare appunto lo stato emotivo. Infine, la prosodia è fondamentale perché sottolinea alcuni aspetti lessicali e sintattici che sono molto importanti per lo sviluppo linguistico del bambino. Cosa ci dicono poi gli studi cross-linguistici, quindi all'interno delle diverse lingue nel mondo, quindi fra lingue tonali e non tonali? Si è riscontrata una generale appunto enfatizzazione prosodica con aspetti comuni, quindi un tono di voce elevato attraverso appunto una frequenza fondamentale media più elevata, e anche una maggior modulazione del linguaggio, quindi un'escursione tonale e più elevata nel linguaggio tra madre e bambino rispetto a quello fra gli adulti.
e sono state riscontrate alcune specificità linguistiche, ma ecco, nel complesso la generale enfatizzazione prosodica che contraddistingue questo registro linguistico ricorda il ruolo significativo che la prosodia ha e che la prosodia riveste nella relazione madre-bambino. Ecco, tra le funzioni che la prosodia del linguaggio riveste vi è quella proprio di essere funzionale per la comunicazione di affetti ed intenzioni, e questo è particolarmente importante quando ci si relaziona con bambini preverbali, e proprio perché in questo specifico momento della loro vita i bambini non hanno ancora accesso al mondo lessicale, e quindi si basano in primo luogo sui suoni di una lingua, ovvero sui segnali prosodici, per accedere ai significati e ai messaggi trasmessi. Quindi in letteratura si è visto come l'enfatizzazione prosodica sia fondamentale per facilitare lo scambio comunicativo, soprattutto nelle primissime fasi di vita del bambino, quindi nel corso del primo anno di vita. La prosodia del linguaggio è importante anche perché veicola diverse funzioni pragmatiche, quindi che acquistano un diverso significato, e nello specifico la melodia del linguaggio caratterizza delle frasi con funzioni pragmatiche diverse, che appunto, ad esempio, nel caso di enunciati di divieto o con un segnale di pericolo. Quindi, ad esempio, quando l'adulto tende ad inibire attraverso la voce un comportamento del bambino, e si riscontra una frequenza fondamentale più bassa e un'escursione tonale più ristretta. Mentre negli enunciati con una funzione più di approvazione, e quindi quando vi è una funzione di conversazione, quindi vi è un'intenzione di mantenere aperto appunto il canale comunicativo, generalmente attraverso la voce si utilizzano toni più alti e una maggior variabilità nell'escursione tonale. Quindi questo proprio per entrare in questa modalità di comunicazione, ecco. E quindi in generale la comunicazione affettiva è comunemente rappresentata da toni più elevati e da una prosodia più enfatizzata, rispetto invece a una comunicazione più informativa e più direttiva, come ad esempio nel caso dei divieti, quindi del controllo del comportamento. E quindi vi è una specificità proprio delle caratteristiche acustiche all'interno di diverse funzioni pragmatiche, ecco. E la letteratura mostra anche come vi sia un andamento che non è stabile nel corso del tempo della prosodia, e di come il registro linguistico cambi in relazione anche alle fasi dello sviluppo del bambino, e di come vi sia proprio un continuo riadattamento del registro linguistico materno in relazione proprio all'acquisizione delle diverse competenze del bambino. Quindi, in conclusione, la prosodia riveste un ruolo importantissimo, soprattutto nella prima fase di vita del bambino, proprio perché riflette un'esigenza proprio comunicativa dell'adulto nell'entrare in relazione appunto con il bambino, ma anche il bambino appunto
trae giovamento da questo specifico registro linguistico, e quindi è attratto proprio da queste da questi partner casolici. Io vi ringrazio per l'attenzione, qui in calce trovate la mia mail e sono ovviamente a disposizione per qualsiasi dubbio e curiosità.